Un attimo di silenzio perché finalmente si comincia. Buonasera a tutti, vi ringrazio per la vostra presenza e passo subito a presentare Don Francesco Ricossa, direttore della rivista Sodalizio, che questa sera ci presenterà ed esporrà un libro che pochi hanno avuto la fortuna di leggere, Pasqua di Sangue di Ariel Toato, che tratta anche del caso di San Simonino. Scusate un attimo. Ciò che ci ha colpito e allo stesso tempo spinto ad organizzare questa conferenza sono state le violente polemiche scaturite ancora prima dell'uscita del libro e la vera e propria censura messa in atto. Censura, forse un termine un po' troppo soft, se si pensa che l'opera è stata ritirata dalle librerie qualche giorno dopo l'uscita e le spedizioni bloccate e fatte rientrare nei magazzini. Un'azione così rapida di ritiro dal mercato che se si fosse trattata della nostra salute forse sarebbe stato meglio. Evidentemente qualcuno ha pensato che questo libro potesse essere dannoso al nostro intelletto. Speriamo che Don Ricossa ci possa spiegare il perché di tanta pericolosità. E personalmente ho cercato di procurarmi una copia su eBay, soltanto che ho dovuto subito desistere perché le quotazioni partivano da un minimo di 100 euro a quasi 400 euro. Tornando alla campagna di boicottaggio del libro, lo storico Franco Cardini arriva a comparare l'azione di censura al libro di Ray Bradbury, Fahrenheit 451 dell'anno 1953, nel quale i libri erano considerati merce dannosa per le menti delle persone e quindi bruciati da un solerte servizio di vigili del fuoco. E cito ancora lo stesso autore in un suo articolo comparso sul quotidiano Avvenire. Un libro ritirato dal commercio a pochi giorni dalla sua uscita equivale a un libro distrutto a un libro bruciato. Infine si è arrivati anche all'accanimento personale. L'autore del libro, Ariel Toaf, è incappato pure nella scomunica religiosa insieme a Sergio Luzzato, a sua volta colpevole di aver difeso l'opera sul Corriere della Sera. E l'autore stesso adesso rischia anche il licenziamento nell'università dove lavora grazie a una petizione che circola online. Forse Ariel Toaf non si aspettava tanta violenza contro la sua opera e se stesso. Forse il fatto di essere ebreo, figlio dell'ex capo rabbino di Roma, Elio Toaf, ma soprattutto docente di storia medievale all'Università di Bar-Ilan di Tel Aviv, ci sono sembrate credenziali abbastanza importanti per poter esprimere in tutta libertà i risultati di anni di studi e di ricerche. Prima di concludere e dare la parola a Don Francesco, vorrei citare una frase di Ariel Toaf apparsa sul quotidiano L'Adige l'8 febbraio a conclusione della sua intervista. Perciò credo che a Trento sarebbe corretto riaprire quel capitolo sulla base dei nuovi elementi contenuti nel mio libro. Ed anche noi del Comitato San Simonino crediamo che questo piccolo santo debba essere restituito al martiriologo romano e alla fede della gente. Adesso un attimo, prima di passare la parola a Don Ricossa che ci approfondirà tali aspetti, vorrei dare alcune comunicazioni di servizio. E durante la conferenza circoleranno dei nostri addetti che faranno, per chi fosse interessato, per firmare una petizione per ripristinare il culto di San Simonino. Tale petizione sarà indirizzata alla Curia di Trento. Poi troverete anche sulle sedie delle buste per, se volete fare delle offerte, come volete, insomma, per sostenere il Comitato di San Simonino. Okay, grazie e buon ascolto. Perché io ho la voce che si sente lontano meglio. Ringrazio Martina Stenico per la presentazione.
Senza polemica, Monsignor Roger vede che ci sono dei trentini che hanno a cuore il culto del santo patrono anche della città. E ho avuto modo proprio un attimo prima di rivolgervi la parola di conoscere persone anche di tutte le età che sono ancora partecipi profondamente del culto di San Simone di Trento. Questa sera vi parlo in una doppia veste. Non vorrei naturalmente confondere questi due ruoli, anche se è difficile dividersi a metà, anche per chi è un pochino voluminoso come me. Da un lato, quello di sacerdote cattolico, profondamente credente e quindi interessato a tutto quello che tocca la nostra religione, la nostra fede e quindi anche il culto di un santo, del piccolo Simone da Trento. Dall'altro vorrei invece, questo sarà penso la mia veste principale questo pomeriggio, essere solamente colui che dà voce al professor Toaff. Ammetto che non avrei mai pensato di svolgere un giorno questo ruolo. Non so se il professore sarà lieto, se mai verrà a conoscenza di questa conferenza, del fatto che proprio io abbia esposto il suo libro, ma non è colpa mia. Se il libro non fosse stato ritirato dal commercio pochissimi giorni dopo essere apparso nelle librerie, il professor Toaff lo avrebbe presentato personalmente in luoghi più prestigiosi e certamente davanti a un gran numero di persone di ogni sorte e di ogni genere. In questo caso non ci sarebbe stato il rischio di deformare le sue parole, di interpretare male il suo pensiero, di non presentare in maniera corretta le sue idee, le conclusioni alle quali lui giunge in quasi 400 pagine del suo saggio. Purtroppo il professor Toaff è costretto al silenzio. Un lungo dossier, una rassegna stampa che ho qui, che ho letto, che non vi leggo per risparmiarvi, perché voi non dobbiate restare lunghe ore in questa sala, narra ciò che è successo in questi ultimi giorni, in quest'ultimo mese, da quando cioè il Corriere della Sera, che non è l'ultimo quotidiano nazionale italiano, ha presentato